Ciao, sono Marco, o Marco Antuzzi. Se hai già seguito il mio videoblog o segui il mio sito www.marcoantuzzi.com, sai già chi sono. Altrimenti, se non lo sai, mi presento brevemente prima di dare il via a questo video che sento che aiuterà veramente molto e ti sarà veramente utile. E mi chiamo Marco, ho 34 anni, sono life coach, esperto di comunicazione, persuasione e comunicazione ipnotica. Programmazione linguistica, autostima e chi più ne ha più ne metta. Sono un esperto del noto sito di sviluppo personale www.piuchepuoi.it e autore di ebook di motivazione e autostima per autostima.net di Giacomo Bruno. Ora, dopo questa breve presentazione, breve non più di tanto, inizio a toccare un argomento che secondo me ti sta molto a cuore. E anche se forse non l'hai ancora considerato, una volta arrivato alla fine del video potrai renderti conto che ti sta veramente a cuore e forse desideravi vedere un video come questo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di relazioni. Che cosa sono le relazioni? Le relazioni sono l'unica cosa con la quale tutti noi ci scontriamo tutti i giorni e ci incontriamo tutti i giorni. Tu ti incontri ogni giorno con delle persone, sia che sia per lavoro, sia che sia per amicizia o siano relazioni sentimentali. E che cosa differenzia una relazione da una relazione che funziona da una relazione che non funziona? E soprattutto, che cosa serve per far nascere una bella relazione? Innanzitutto, credimi, indipendentemente da quello che spesso si dice o si legge anche su dei siti del settore, le relazioni hanno sempre qualcosa di imprevedibile, di magico. Con questo voglio dire che ogni volta che entri in relazione con una persona, ci entri perché quella persona in un certo senso ti ha conquistato. Per esempio, quando ti conquisto perché ho delle caratteristiche che altre persone non hanno. Quindi non tanto perché comunico bene, ma perché comunico bene quelle caratteristiche che altre persone non hanno e che mi rendono speciale rispetto ad altre persone. Quando ti conquisto perché magari ti colpisco fin dalla prima volta, oppure ti conquisto perché tu senti che c'è qualcosa che ci lega, le cosiddette affinità elettive, o perché sono subito venuto incontro, hai percepito quelle emozioni che solo una persona, solo un altro essere umano ti può saper dare. Questo è il segreto di ogni relazione, che sia di amicizia, che sia lavorativa, che sia una relazione sentimentale. Quando tu incontri per la prima volta una persona, sicuramente non ti curi di sapere che cosa crede quella persona, di che partito è, se è credente, se non è credente, ma vai d'impatto per sensazioni. Le sensazioni sono quella cosa, cosiddetto intuito, cosiddetto istinto, che ti fa capire fin da subito che quella persona è una persona che ha a che fare con te, avrà a che fare con te, che tu senti gradita. Allora, oggi ti darò alcuni semplici consigli per migliorare le tue relazioni. Il primo consiglio sembra banale, molti ti dicono sii te stesso e uno può dire certo, non posso essere altro perché sono me stesso. Che cosa significa essere se stessi fino in fondo? Per esempio, quando io lavoro o quando io incontro i miei clienti nel coaching o come docente, molti rimangono sorpresi dal fatto che io gli do del tu, che io mi comporto con loro esattamente come mi comporterei con loro al di fuori dallo studio e quindi in modo molto confidenziale. Questo crea subito empatia, ma soprattutto fa in modo che loro conoscono Marco e io posso conoscere loro. Perché quando tu conosci una persona, capisci subito se sei attratta da quella persona oppure no. E essere attratti intendo se quella persona ti colpisce, se quella persona è la persona giusta per te. Perché ci possono essere bravissimi docenti a livello di conoscenze che in realtà poi quelle persone, quei docenti non sono in grado di trasmetterti veramente nulla. E perché credimi anche nell'insegnamento. E le informazioni passano sempre solo quando sono, diciamo, arricchite dalle emozioni. Quindi il primo segreto consiste nell'essere quello che sei, cioè,
non metterti in un ruolo. Quando incontri una persona per la prima volta, sia che sia per lavoro, sia che sia semplicemente per conoscenza, sii te stesso e essere te stesso intendo. Certo, se sei in un campo lavorativo, non ti puoi permettere di dare subito del tuo a qualcuno, però di comunicare esattamente come comunicheresti tu in quella determinata situazione. Il secondo segreto è sii aperto agli altri, non avere posizioni preventive. E che cosa ti voglio dire? Per esempio, ti può capitare a volte di incontrare una persona e vederla un po' scostante, no? E magari quella persona non ti attrae da subito, perché la vedi un po' sulle sue, quasi come se quella persona ti stesse allontanando e non vuole la tua compagnia. Allora, in quel caso che cosa succede? La cosa migliore da fare è essere subito te stesso. Credimi, a volte le persone sembrano scostanti, ma in realtà vorrebbero venire verso di te, ma sono in imbarazzo, forse sono timide. Infatti il timido a volte, senza rendersene conto, allontana le persone e non è in grado magari di stringere un rapporto con quelle persone, di affascinarlo, o perlomeno di creare empatia con loro, perché ha un pochino di timore, ma tu puoi sicuramente gestire quella relazione, con simpatia, con una battuta, con informalità. Vedrai che romperai il ghiaccio e noterai che quella persona verrà verso di te, sarà attratta da te, attratta nel senso gli piacerai tu o vorrà conoscerti, perché noi spesso siamo abituati a non conoscere le persone, no? Le scartiamo subito. Idem nelle relazioni sentimentali, ti sarà capitato magari di incontrare una persona ed è scattato il colpo di fulmine. Quel colpo di fulmine è scattato perché magari tu non te ne sei resa o reso conto da subito, no? Non ti dico che tu incontri una persona e subito ti rendi conto che quella persona ti ha rubato il cuore, ma ti rendi conto che comunque quella persona ti incuriosisce, un pochino la vorresti conoscere, no? E forse non sai cosa fare, non sai come fare. Beh, ti do un consiglio spassionato, fatti avanti perché magari quella sensazione che tu hai provato sin da subito è una sensazione che ti dice che quella persona ha qualcosa da darti, può essere qualcosa a livello sentimentale, a livello di amicizia, però qualcosa da darti ce l'ha e quindi avvicinati. Credimi, di fronte a te, dietro al monitor di un PC o semplicemente nel supermercato accanto a te, ci può essere l'uomo della tua vita, ci può essere la donna della tua vita, ci può essere il tuo amico del cuore e tu non lo sai perché non ti dai la possibilità, non ti permetti di conoscerlo. Allora, secondo consiglio, permettiti di conoscere le persone. Terzo e ultimo consiglio, usa al meglio la comunicazione, cioè non utilizzare strategie poco efficaci o strategie, diciamo, troppo elaborate. Utilizza, comunica al meglio, cioè comunica in modo positivo. Sii allegro, sorridi, ci sono i neuroni specchio, ogni volta che tu sorridi, sorride anche la mente della persona che ti sta guardando. Sii positivo perché una persona positiva ti colpisce, una persona positiva ti attrae da subito. Una persona pacata pure ti attrae, no? Una persona tranquilla, una persona, diciamo che ti fa sentire a tuo agio e tu sai che ti puoi affidare a quella persona, indipendentemente che quella persona tu la conosca o meno. Questi sono tre brevi consigli, ma in realtà io presto partirò con un corso di gestione delle relazioni all'interno delle quali potrai imparare tutte le più moderne tecniche di programmazione neurolinguistica, di comunicazione efficace, di gestione delle relazioni, di autostima, soprattutto per sconfiggere la timidezza, perché credimi, quando tu sconfiggi la timidezza, improvvisamente ti si apre un mondo e noterai che delle persone che credevi irraggiungibili in realtà sono lì che aspettano solamente te. Immagina per un attimo come potrebbe essere sentirti completamente te stessa e te stesso e vedere che le persone ti vengono incontro, ti apprezzano e tu neanche te ne rendevi conto. Che magari questo accadeva anche prima, ma tu non te ne rendevi conto adesso che sei serena. E sei sereno con te stesso, lo capisci. Immagina come cambierebbe la tua vita se potessi scrollare di dosso quel senso
di inadeguatezza e di autocritica che hai forte nei tuoi confronti e scoprire che magari le persone ti vedono in maniera molto meglio di come tu ti veda. Immagina come potrebbe essere poter avere la relazione sentimentale che sogni da tempo, essere accettata o accettato completamente, poterti affidare totalmente a una persona ed essere te stessa a 360 gradi a pagare i tuoi bisogni più profondi. Perché dentro ogni persona ci sono due tipi di persone, c'è il ruolo, quindi per esempio la donna mamma, la donna manager, la donna moglie, la donna amante, e poi c'è una donna che ha dei desideri che a volte purtroppo nasconde e non riesce a pagare perché ha paura a tirarli fuori. Prova a immaginare come potrebbe essere se tu potessi tirare fuori quei desideri una volta per tutte. Perché poi dopo alla fine i fulmini non cadono su dal mare, no? Anche io a volte, tanto tempo fa, mi ponevo dei problemi che ora non mi pongo più e magicamente la mia vita di relazione è cambiata. Quindi nel momento nel quale tu sprigioni la tua autostima e inizi a essere te stessa o te stesso, diventi una calamita e attrai le persone come oggi nemmeno ti sembra di poterle attrarre. E questo corso è un corso dell'Università Popolare che si tiene nella sede di Sorano, nella sede di Viterbo e da primavera anche nella sede di Orvieto ed è un corso completamente diverso da tutti i corsi che hai fatto fino adesso. Che cosa lo rende diverso? Prima cosa, il docente sono io, sono una persona esperta, navigata, un leader nel mio settore, ma soprattutto sono una persona estremamente alla mano che si pone con te non come un noioso professore, ma come colui che vuole trasformare la tua vita veramente. Seconda cosa, sarà un corso esperienziale, non imparerai noiose tecniche e poi io ti darò dei compiti come a scuola, ma farai esperienza all'interno del corso con i tuoi compagni di corso e ne uscirai trasformato e trasformata. Già all'interno del corso stringerai nuove appaganti relazioni. E poi ci sono tanti altri motivi. Se vuoi conoscerli, prenota e vai sul sito www.unipoptus.it, faccio lo spelling www.udiudine di Napoli, I di Imola, P di Palermo, O di Otranto, P di Palermo, T di Torino, U di Udine, S di Savono, di Savona.it. Entra nel sito, trova tutti i contatti sia dell'università nella sede di Sorano che in quella di Viterbo, contattale e prenota un primo incontro completamente gratuito senza impegno, nel quale potrai conoscermi, conoscere i tuoi possibili allievi e compagni di corso, potrai conoscere come è organizzato il corso, i tempi e poi accettare di fare questo corso qualora tu pensi che si incroci con quelli che sono i tuoi desideri, le tue aspettative e le tue volontà. Ti aspetto, a presto, Marco Antuzzi, ti aspetto in aula.